Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolto, sotto sopra era finita. Seduto nel mio prendo ti con te. Tirato di parlo di Willy, super figo di Bel Air. Purtroppo, ragazzi, molti di voi non hanno conosciuto questa serie e mai la conosceranno. Cioè, ve la potreste andare a recuperare, però non è proprio dei vostri anni e quindi non è la stessa cosa che viverla in TV. Dopo questo sentimentalismo, ciao a tutti ragazzi, questo è Fantastico Turri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per mettere alla prova il nostro cervello, la nostra psicosi, la nostra mente. Perché questo test afferma che solamente il 20% delle persone riesce a passare questo test di memoria della Disney. Ma non solo, oltre a questo test, perché ovviamente non arriveremo mai 10 minuti e che cazzo stiamo facendo, faremo anche un altro test che afferma che solamente il 4% delle persone riesce a fare 10 su 10 in questo test. Ora ragazzi, sapete che a me piacciono le sfide, ma sapete anche che sono un babbo di mie, quindi col cervello non ci faccio moltissimo. Però comunque voglio provarci, voglio provarci. Prima di iniziare vi ricordo che fino al 19 ragazzi c'è l'offerta assurda su Book Powders, dove utilizzando il codice burrissimo e spendendo almeno 40 euro riceverete in regalo il burro di arachidi. Ma se non volete spendere 40 euro vi consiglio comunque di guardare in descrizione, perché ci sono degli sconti pazzeschi. Iniziamo adesso ragazzi, basta parlare di burro. Allora, guarda attentamente l'immagine e poi rispondi alla domanda che viene. Ok, c'è una sirene, c'è una ragazza, una sirenetta, ma che cazzo dico? C'è una principessa Disney, non so quale sia ragazzi, non mi sfragnate il cazzo. E poi ci sono tutte le altre persone che la stanno guardando. Guardiamola per bene, perché non vorrei ci fossero delle cose che poi mi scordo. Questo è pelato, questo c'è un cappello. Ok, ci sono, vediamo cosa ci chiede. Ah merda, dobbiamo memorizzare più immagini di fila. Porca miseria, ok. Stiamo guardando il tizio, stiamo guardando la tizia. Ok, Gare. La madonna, ma quante immagini di fila dobbiamo guardare? Ma non mi ricorderò un cazzo, sì. Cioè, me le fai guardare tutte di fila. Va bene, raga. Vediamo. Qua c'è Elsa di Frozen con questa qui che io non ho idea di chi sia, ragazzi. Mi dovete veramente perdonare. Sempre Frozen. Pay attention very carefully. Presta veramente molta attenzione. Sicuramente, raga, ci saranno delle domande impossibili. Più o meno le immagini finora viste me le ricordo. Certo, adesso non è che saprei dire quanti cazzo di peli aveva un tizio sul braccio, però più o meno. Un bambino, un rabbino, sono di merda, è sempre lei. Momento delle domande. Vai! Ci sono. Sono tutte orecchi. Quante persone c'erano nel painting nella prima immagine? Allora. Se non sbaglio ce n'erano 5, cazzo. Se non sbaglio 5. Che cazzo, non me lo dici se è giusto o sbagliato? Ma nella seconda immagine, was the man behind the counter wearing a hat? C'era un uomo dietro il tizio. Porca troia. Iniziamo alla grande. La seconda immagine era quella del dove la tizia portava le scarpe, no? Boh, provo no, ma non mi ricordo completamente. Nella terza foto, di che colore aveva i guanti Anna? Oh, ecco come si chiama, Anna, porca miseria. Nella terza foto, che dovrebbe essere quella accanto a Elsa. Minchia raga, difficile effettivamente. Verdi? Oddio. Nella quarta foto, che cosa teneva in mano il troll? Il cappello di Kristoffs. Che non è Cristo, è Kristoffs. Nell'ultima foto, di che colore era la gemma sul collo di Anna? Ok, questa me la ricordo, teoricamente. Ma non è l'ultima foto. Quale cazzo era l'ultima foto? Manco mi ricordo qual era l'ultima foto. Porca troia. Non mi ricordo, raga, non mi ricordo. Blu, facciamo blu, vaffanculo. E adesso andiamo a vedere il risultato. Minchia, le ho sbagliate tutte, sicuro, raga. Fail. Cioè, le ho sbagliate tutte. Quante ne ho fatte? Oh no, la tua memoria ha bisogno di lavorare di più. Quante ne ho fatte, raga? Continuiamo con un altro. Ok, cioè, ho fatto schifo, ma ce n'è adesso uno su Toy Story. Quindi vediamo che minchia combiniamo qua. Allora, concentrato. Nasocchio. C'ha un solo occhio. Dobbiamo stare attenti alle cose quelle un po' più
nascoste. Ci sono due stronzi qua col cappello, un occhio sì, un occhio no, rosa, cappello rosso, capelli viola, pistola verde. Mi sono dimenticato già tutto, perfetto. Tre soldatini, uno ha un bazooka, uno c'ha un fucile, uno non c'ha niente. Dobbiamo essere veloci più che altro. Ok, sì, Woody, Woody col naso a punta, la ragazza è tutta viola, con il bastone azzurro, bastone azzurro, bastone azzurro. Ok, Woody e Buzz. Perfetto, sì, 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 ok. Buzz è verde al solito, vabbè, che cazzo di colore può essere Buzz? E la astronave è bianca e blu, ok, ok. E la freccia gialla, la freccia gialla. Perfetto, già di questi non mi ricordo manco uno, minchia, questo è un bordello, come faccio a ricordarmelo? C'è sempre lo stronzo con i capelli rosa, la molla del cane. Ok, ci sono, vai, 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 rispondiamo. Ok, question time, question time. What body part is Mr. Potato missing in the first eye? Ok, quale parte del corpo manca a Mr. Potato? L'occhio, ci siamo qui, vai, vai, vai. Quanti Army Man ci sono nella seconda picture? Tre soldatini. Nella terza foto, che colore era la staffa di quella... Me lo ricordo, blu, vai. Nella quarta foto, quale lettera era sul toy block? Cazzo, mi pare G, vediamo, Buzz Lightyear c'è nell'ultima foto? Non ci ho fatto caso, no, mi pare. Vediamo, ragazzi, se la mia tecnica di andare a cannone ha funzionato. Vediamo un po'. Well done, your memory is top notch. Oh, alla grande, cavolo. Abbiamo indovinato tipo tutte, mi sa. Ok, raga, la tecnica di andare a cannone funziona. E finiamo con Oceania, che in realtà si chiamava Moana, ma in Italia, se non lo sapeste, è stata chiamata Oceania perché Moana ricordava troppo la pornostar Moana Pozzi. Quindi vedi che paese del cazzo. Iniziamo. Ok, c'è una cosa di conchiglie. Ci sono due conchiglie solo. E mi chiederà sicuramente due conchiglie e un fiore rosa. Due conchiglie e un fiore rosa. Due conchiglie e un fiore rosa. Poi, qua nel galletto c'è una macchia di muco verde. Galletto rosso, cresta rossa e culo verde. Ci potremmo stare. Poi, qua Moana. Dovrebbe essere lei Moana. Tu c'ha una collana. E dietro c'è il ciccione che non mi ricordo come cazzo si chiami perché non ho mai visto Oceania. Qui sono in 5. Qui sono in 5. Mano verde. Il ragazzo con Moana, credo. Va bene, va bene, va bene. Ok, momento delle domande. Vai, vai, Murri, cazzo. Quanti conchiglie c'erano nella prima foto? 2. Ok, vedi che erano le conchiglie che mi avrebbe chiesto. Che colore è la testa del pollo? Rossa, 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 rossa. Is Maui in the third picture? Sì, c'è Maui. Dovrebbe essere il tizio quello grosso. Quante persone stanno tenendo gli sticks? 5. Where are Maui e Moana standing in the fifth picture? Dove sono Maui e Moana nella quinta foto? Su una mano verde. Calcolo il risultato, signore e signori. Great job, your memory is amazing. Raga, penso di aver fatto uno score pazzesco, uno score incredibile, uno scoreggio praticamente. Bravo Murri, vi faccio gli... Devo dire che tranne il primo in cui ho fatto veramente cagare, poi abbiamo ottenuto un great job and your memory is amazing. Quindi meglio di così, penso che non potessimo veramente pretendere. Ma adesso andiamo a quello che professa che solamente il 4% delle persone riesce a fare 10 su 10. Io non ho paura di un cazzo. Quindi vediamo di che si parla. Si parla di cultura generale, ragazzi. Quale di queste città è la più a nord di tutte? Allora, Barcellona, London. London è più a nord. Stoccolma o Praga? Secondo me Stoccolma o Praga, una delle due. Svezia o Repubblica Ceca? Stoccolma, secondo me. In computer science, what does stand for? La computer science, che cosa significa DOS? Minchia, se non so questa, raga, me ne vado veramente a casa. Dovrebbe essere Disk Operating System. Cioè, minchia, se non la so io, raga, che faccio ingegneria informatica. Chi era chiamato il duce? Benito Mussolini. Minchia. What is the currency? Ok, qual è la moneta corrente in India? È Pakistan. Le rupie dovrebbero essere. Le rupie. Qual è la capitale della Somalia? Ma che mi... Somalia. Algeri non credo. Penso... Mogadishu sarà? Cosa recita Shakespeare insieme a Ofelia? L'Amleto, il Macbeth, Giulio Cesare o King Lear? No, perché mi si è refresciata la pagina? Sito di merda, se non mi ricordo, Ofelia, penso King Lear. Le ho studiate tutte e tre, Macbeth, cos'è? Ma non mi ricordo. Cristoforo Colombo, dove era nato?
figa, sarà nato bene in Italia. Quale parte del corpo produce l'insulina? I reni, i polmoni, l'intestino o il pancreas? L'insulina. Questa non la so, raga. Questa non la so proprio. Facciamo i reni. No, sbagliatissimo sicuro, raga. Which wood carver created Pinocchio? Geppetto. L'ultima domanda. Quali dei seguenti ingredienti sono usati per fare il martini? Oddio, che ne so, raga. Allora, gin e vermouth. Vodka e vermouth. Vermouth o vermouth? Vermouth, forse. Rum and Campari, gin and vodka. Non bevo un cazzo io, raga. Boh, facciamo gin e vodka. Mi pare che faccia abbastanza cagare il martini. Vediamo di che si parla. Oh mio Dio! 10 su 10, raga! 10 su 10! Minchia! Cioè, raga, 10... Cioè... Con questo test, raga, penso di essermi veramente meritato il vostro like. Quindi fatemi sapere qual è stato il vostro punteggio. Anzi, no, fatemi sapere secondo voi quante ne avete indovinate. E soprattutto io vi ricordo che a breve, facciamo così, a breve uscirà la mia nuova parodia, quindi state pronti. E vi ricordo ancora che ci sono i saldi su Book, quindi link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!